velocità vertiginose. Il record detenuto da un americano è di un milanese Palazzo del Ghiaccio, una giuria che rischia il capogiro, perché questi automodelli ruotano. Oltre a quelli corredati di motore a scoppio ci sono i pionieri dell'automobilismo a reazione. I pesi massimi si aggirano sul chilo e 200. Controllate le misure, viene dato l'avviamento per mezzo di un disco che fa girare le ruote ingranate col motore. Agganciati ad un cavo fissato nel centro, tirano come dannati questi automodelli. Disputano vorticosamente il primo campionato italiano. Pensate se le nostre auto corressero in proporzione. Queste, per fermarle, bisogna buttargli addosso un telo con...